Ciao a tutti amici di extremehardware.it, sono Ivan e questa è la videoprova del mouse LG LSM100, il primo mouse scanner al mondo. Lo proviamo con un video in quanto il funzionamento di questo mouse è particolare e una descrizione scritta con delle fotografie e immagini non avrebbe sicuramente reso l'idea del funzionamento e delle caratteristiche di questo mouse. Lo proviamo innanzitutto con un foglio A4, una fotocopia e carta opaca. Specifico questo in quanto LG ci avvisa che con la carta lucida ci potrebbero essere dei problemi e il mouse non funzionerebbe correttamente e quindi sconsiglia di eseguire scansioni su supporti di quel tipo. Avviamo il programma si avvia grazie al tasto scan posto sul lato sinistro del mouse. Ecco la video. Come vedete un riquadro ha già eseguito la prima fotografia della fotocopia presente sotto il mouse. Il rettangolo verde all'esterno del riquadro indica che la velocità di spostamento del mouse è adeguata, non troppo alta, per eseguire una corretta scansione. Nel caso andassimo troppo veloci, questa diventerà prima gialla e poi rossa, come vedete a video. Gialla indica che dobbiamo rallentare, rossa che ci dobbiamo fermare per far ripristinare il funzionamento. Eseguiamo la scansione, come vedete è molto fluida. Il render è quasi in tempo reale, nessun tipo di impuntamento particolare in questa fase. Ok, passiamo da. Ecco qui, abbiamo scansionato una parte del foglio. Concludiamo la scansione premendo il tasto scan. Il programma elabora l'immagine per darci il risultato finale. Il risultato finale che ci appare in questa schermata, i driver ci permettono alcune manipolazioni dell'immagine appena ottenuta, tipo rotazione. Possiamo ritagliare una parte dell'immagine, regolare e cambiare lo sfondo e regolare alcuni parametri come tonalità, saturazione, luminosità e contrasto. Ok, l'immagine è portata in questa schermata qui, che ci permette di eseguire altre operazioni come copiare l'immagine in memoria per elaborarla con dei tool grafici, copiare il testo trasformato in digitale dal software OCR presente nei driver, condividerla su alcuni noti social network, salvarla, stamparla e rimodificarla, come vedete, con il programma di prima. C'è poi ancora la voce impostazioni che ci permette di gestire alcune impostazioni del mouse come la risoluzione del sensore, come il tipo di qualità JPEG che andiamo a salvare, gestire gli aggiornamenti, il riconoscimento della lingua per il software OCR e alcuni parametri avanzati che configurano nello specifico il mouse. Andiamo a provarlo adesso con una rivista che ha la copertina lucida, vediamo cosa accade in quel caso lì e cosa può accadere con superfici ancora più riflettenti. Proviamo quindi adesso a scansionare la copertina lucida di una rivista, eccola qua posizionata sotto il mouse. Partiamo, il programma si è aperto a video e iniziamo la scansione. Come potete osservare, passando più volte sulle stesse zone capita che l'immagine a volte viene ridisegnata leggermente diversa da prima. Questo ci capita maggiormente sui fogli lucidi, anche se in piccola parte è sempre presente in ogni scansione. Solo però quando scansioniamo appunto superfici lucide come questa rivista, questo difetto appare con più evidenza. Osserviamo anche inoltre i colori della scansione. Completiamo la scansione. Eccola qua. Per quanto si può apprezzare dalla videocamera, i colori non sono fedelissimi. La qualità dei colori non è il massimo, c'è una leggera differenza, tendono ad essere più scuri e meno saturi. Non si tratta comunque di un prodotto pensato per scansioni di massima qualità, ma più che altro per poter permettere l'utente di effettuare scansioni in mobilità senza doversi portare dietro uno scanner grosso, ma semplicemente con un mouse che ha un ingombro minimo.
Diamo ok. Vediamo quindi adesso la scansione di un testo. Un testo per vedere la funzione OCR presente nei driver e vedere come funziona e se ci sono delle limitazioni. Prenderemo quindi questo volantino e proveremo a scansionare questa prima parte e la faremo elaborare tramite il software presente nei driver. Ecco il video, l'interfaccia di scansione, partiamo. Ecco scansionata la parte, completiamo la scansione, ritagliamo giusta la parte di interesse, quella completa diciamo, ok, eccola qua. Il software in questo momento sta generando la conversione, appena possibile ci verrà attivato questo pulsante che ci permetterà di copiare il testo digitale in memoria. Come vedete il pulsante è attivo, premiamo il tasto testo. Abbiamo in questo caso aperto Warp al sotto per incollarlo ed ecco qua. Ingrandiamo un po' il testo, ecco qui. Visualizziamolo di nuovo meglio. Questo era quello che era scritto sul foglio posto sotto lo scanner. Questo è quello che è stato catturato dal software OCR. Il software OCR funziona, dobbiamo dire, bene, è preciso. Raramente ci sono stati riscontrati degli errori, delle lettere inserite in più, ma in situazioni di caratteri strani, in grassetto, font non particolarmente leggibili. Cose che non capitano invece in situazioni uguali a queste, dove il font è molto semplice e non ci sono particolari elaborazioni di stampa. Un altro limite che dobbiamo segnalare di questo mouse, il primo vero limite, oltre al problema della carta lucida, è la limitazione nel movimento del mouse. Non possiamo mai sollevarlo durante la scansione. Questo in quanto, se lo facessimo, la scansione terminerebbe quasi sempre subito, portandoci alla finestra di modifica dell'immagine ottenuta. Adesso lo vediamo, facciamo delle prove per vedere cosa capita. Per la prova useremo il manuale d'uso del mouse. Posizioniamo il mouse sopra, come abbiamo detto, nel momento in cui andremo a alzare il mouse la scansione verrà terminata automaticamente a video. Facciamo partire il programma di scansione nuovamente, eccoci qua, iniziamo la scansione. Fintanto che rimarremo sopra la superficie superiore del foglio, nella parte centrale, non ci saranno problemi. Avvicinandoci incominceremo ad avere prima difficoltà nel muovere il mouse. Notate a video il sensore che sta girando, no? Si trova diciamo orizzontale mentre il mouse è ancora in posizione verticale. Problemi di scansione, l'immagine non è quella reale. In questo in quanto il mouse non è più completamente appoggiato sul manuale, come potete osservare anche della fotocamera. Questo è un problema in quanto non saremo mai in grado di scansionare un bordo di un testo di un libro. Dato che non appena ci avvicineremo al bordo, il mouse andrà in crisi come in questa situazione. Questa scansione è ovviamente completamente sbagliata, è sbagliata sia nel momento in cui il mouse è andato fuori dal margine, sia dopo che non riesce più a ritornare in posizione corretta. Terminiamola. Ok, e annulliamola. Questo è il primo limite, ma non c'è solo questo limite, il limite è anche quello del sollevamento del mouse. Riapriamo il programma di scansione. Eccoci qua. Partendo dalla scansione, sollevando il mouse, come vedete a video, il programma si è interrotto e si riprende. Si interrompe e si riprende fino a quando smette completamente di funzionare. Ecco qua, siamo usciti dal programma, la scansione è terminata da sola, senza la nostra volontà, e ci ha portato nell'interfaccia di modifica dell'immagine. Sollevando il mouse, quindi,
Non solo rischiamo di interrompere la scansione, ma anche di generare dei problemi, dei difetti grafici, che ci porteranno ad avere comunque una scansione incoerente con l'immagine che stiamo tentando di scansionare. Questo è un limite importante. Praticamente non saremmo quasi mai in grado di scansionare fogli che non sono sullo stesso piano d'appoggio di lavoro. In sostanza, quindi libri, pagine dei libri, copertine dei libri o materiali che hanno uno spessore di un certo tipo. Riepilogando quindi le caratteristiche di questo mouse, è un mouse comunque funzionale, è uno scanner valido nei suoi limiti che sono l'impossibilità di scansionare superfici rialzate, la fatica nello scansionare superfici lucide che può portare dei difetti e la tonalità della scansione che non è proprio reale al 100%, nel senso che le scansioni verranno sempre un po' più scure o comunque con i colori leggermente sfalsati rispetto all'immagine, in particolare su fogli lucidi. Per quanto riguarda la suite messa a disposizione dell'EG, il software si comporta bene, non mostra particolari impuntamenti in fase di scansione, ma ha dei rallentamenti, delle incertezze, spesso in fase di rendering finale, quindi quando terminiamo la scansione e ci portiamo verso questa interfaccia di modifica dell'immagine. Siamo alle prime versioni del software, quindi siamo convinti che in futuro questa situazione andrà a migliorare. Ma per adesso la situazione appunto è questa. Per quanto riguarda la nostra opinione riguardo questo mouse, questo mouse scanner è sicuramente un prodotto interessante, valido, che potrebbe trovare interesse da parte di una buona fetta di utenza. Non è sicuramente un sostituto dello scanner piano classico, ma un buon strumento da affiancare per poterlo portare in giro ed effettuare le nostre scansioni in libertà. Si ringrazia tutti quanti per averci seguito durante questa videoprova, veniteci a visitare sul nostro sito www.xtremehardware.it. Ciao a tutti, buona giornata.